E poi è stato un piacere sentire gli obiettivi, la lotta che sta facendo il centro speciale Bruno, che alla fine condividono con quelli che sto cercando di fare anch'io con il pittore Maya, che ho conosciuto nel 2004 e che da allora collaboro, e nella collaborazione ho fatto, è nata anche un'associazione che cerca di aiutare, e ora con questa associazione che si chiama Turrismo con due R, che non è turismo, collabora, organizziamo dei tour, e questo è un tour di coscienza collettiva. Di coscienza collettiva è il titolo della mostra, e quindi visto che è un giro abbiamo chiamato tour. E ieri siamo stati a Merano, dove ci ha organizzato la tappa Alessandro Magliardi, che era lì. Prima eravamo stati a Pizzarro, sempre lui ci aveva organizzato. Arriviamo dalla birreria Pedavena a Feltre, abbiamo fatto a Pedavena. Poi domani andremo verso Milano, lì con una visita per arrivare il 13 ottobre a esporre a Parigi. Poi voliamo a Siena per fare un'esposizione lì, poi voliamo a Barcellona, rientriamo. Insomma, però tutta una cosa low cost, compagnie, poi basato sullo spirito dell'amicizia. Cioè, andiamo dove abbiamo dei contatti, dove ci possono ospitare, ci possono aiutare, perché anche far vedere che non servono i soldi per fare tutte le cose. Non pensa che deve fare sempre soldi per fare le cose. Aiutano molto. Però se uno ha molti contatti, molte amicizie, molta determinazione, riesce a farne anche con pochi soldi. E questo va imparando vedendo nella cultura maya, dove loro non hanno molto uso di soldi. È tutto uno scambio e anche un donare senza l'interesse, ah, ti ho dato questo. Per esempio quando costruiscono una casa, cioè, nasce una coppia, costruiscono la casa, tutta la comunità aiuta la costruzione della casa. È una cosa normale. Senza dover segnare i conti a nessuno, poi quando qualcun altro ha bisogno di qualcosa tutta la collettività aiuta. Questo si è perso totalmente da noi, e non è una cosa che non era mai esistita, perché mia nonna viveva così, cioè vissuta così. Quindi ho riscoperto molte cose della mia cultura bellunese nella cultura maya, quindi mi sono inserito nella loro lotta, e ora portiamo avanti questa mostra. E due anni fa ho fatto girare in Europa Antunco e Tom, un pittore maya, e ora è la volta di Osvaldo Garcia Muñoz, che ha come nome d'arte El Mayoral, che vuol dire maggiordomo. Ma non maggiordomo con il cameriere che pensiamo noi, il maggiordomo è quello che nella cultura maya ha a svolgere l'incarico civile e religioso, a rotazione. Quindi non è come ci insegnano nei libri di storia ufficiali maya, che i maya erano stratificati in classi. No, cioè quello che ho visto io, quello che ho sentito e che ancora vedo, è una collettività assoluta, e si dimostra anche proprio nell'alternanza al potere. Come nel caso dei caracolli zapatisti, è un altro esempio di presente di come si alternano al potere. Quindi diamo la parola al nostro Mayoral, che arriva dal Chiapas, però arriva da Unión Juárez, che è una città piccolina sul confine del Guatemala. Cioè il Messico è una repubblica di 32 stati sotto gli Stati Uniti, poi confina con Guatemala, lui è proprio giù nella parte del confine di Guatemala, parte che ora è messicana, ma che all'inizio dell'Ottocento era guatemalteca. Nella linea immaginaria che avevano fatto per dividere gli stati era passato ad essere del Guatemala, poi l'hanno fatto andare nel Messico, e quindi la differenza com'è per decidere se uno era guatemalteco o maya? No, guatemalteco o messicano. In Messico vestivano occidentale e parlavano spagnolo. In Guatemala vestivano quegli abiti tradizionali e parlavano la lingua maya, ma erano le stesse persone, cioè erano le stesse persone, hanno spostato la linea e hanno imposto alla gente di fare queste cose. Quindi chi non rispettava queste cose, se un bambino in Messico parlava maya, lo prendevano e lo deportavano in Guatemala. Quindi c'è stato un taglio delle famiglie assoluto. Lui non ha imparato maya dalla famiglia, l'ha imparato dopo come lingua straniera, perché cioè, dal 94, con l'esercito zapatista che ha iniziato tutto, c'è un grande voglio, un grande senso di identità e voglia di lottare. Quindi anche lui ha creato un centro artistico di arte giovani on Juarez, però adesso vive a San Cristobal de las Casas, perché studia antropologia, che ha deciso a 36 anni, due anni fa, di iniziare l'università, per prendere quel pezzo di carta che gli serve per difendere tutta la sua cultura, insomma, perché ha trovato dei reperti archeologici, ha scritto cose, però mi hanno detto, ma tu chi sei per dire queste cose? Che pezzo di carta hai? Quindi ora prenderà il pezzo di carta con l'antropologo e inizierà a scrivere veramente la storia dei Maya da un Maya, perché la maggior parte della storia che conosciamo noi dei Maya è scritta da europei e da americani.
Io mi sono laureato in aprile sull'associazione, sul gruppo loro, e ho trovato i libri di Maya scritti da Guatemalteki, finalmente avevo un'altra versione quella ufficiale, però che era simile a quella che mi raccontano loro. E quindi è un onore, secondo me, oggi avere un rappresentante qui a Trento, al Centro Sociale Bruno, proprio oggi che poi si inaugura. Perché lo scopo loro è raccontarci come attraverso l'autonomia e la collettività portano avanti attraverso l'arte tutta la loro e la nostra lotta, perché alla fine è anche la nostra. No, no parlo italiano, poco inglés, muy bien el español, suficiente el español y mejor el manco, ni yo. Buonasera a tutti, grazie al Centro Social Bruno e l'associazione Ya Basta. Yo me siento como en casa por lo que veo. Muchas imágenes que yo reconozco muy bien. Zapatismo, los caracoles, el color que es... Me gusta el color de mi tierra, de Chiapas, y que ahora que lo veo aquí es muy interesante para mí verlo acá. Nosotros formamos parte de un colectivo artístico. Hace unos 6-7 años que se formó un grupo pensándolo como institucional, con un presidente, un secretario y todo así. Pero después descubre uno que, en palabras muy mexicanas, esas son pendejadas. Son chingaderas porque no sirven, no funcionan. Allora lui, grazie a tutti, anche lui, e lui parla abbastanza bene dello spagnolo e molto bene il MAM, che lui è dell'etnia MAM. MAM, M-A-M, perché lì a San Cristobal ci sono soprattutto Zeltale e Zolti. Poi se andiamo più nelle altre caracolle abbiamo Tocolavalla. Lui è del sud, del Chaco dei confini, dove ci sono i MAM, che sono quelli che nella lingua è più quella simile ai primi Maya. Quindi poi ma qui si sente a casa, soprattutto se va di là con tutti gli singoli zapatisti, le caracolle che sono le chiocciole e poi il colore. Mi è piaciuto molto vedere tanto colore qui. Quindi racconta che circa 6-7 anni fa, nel 2004, è nata questa associazione che si chiama Bomaher Magetic, che in Maya Zeltal significa pittori Maya. Solo che è nata in maniera istituzionale, con presidente, segretario, però si sono resi conto che era un blocco questo, perché ogni tanto mancava il presidente, mancava il segretario, il tesoriere, il bollo, così era più, cioè era più un impedimento, e quindi comprando usando la parola messicana, pendejada, erano delle cazzate. A partire che descubrimos che questo no es útil para nosotros ya. Estábamos en un momento muy difícil, acababa de pasar esto del zapatismo, mucho movimiento en Chiapas, muchas culturas que empiezan a darse cuenta que tenemos una forma de vivir diferente, sí, pero al final de cuentas somos seres humanos y que tanto el hambre como el dolor, como el amor, como el odio es algo humano, ¿no? Independientemente del idioma que hables, o de la cultura que sea. Tomamos como principio la idea de que no existen los mundos concretos. O sea, para nosotros no existe el mundo terminado. Para nosotros existen las posibilidades. Quindi si sono resi conto che queste cioè, cariche dell'associazione erano inutili, e poi si sono resi conto anche in un momento difficile, cui, con lo zapatismo, quindi anche con molte culture presenti lì a San Cristobal, e quindi si sono resi conto anche che loro sì, cioè la loro forma di vivere è diversa, però loro sono anche loro esseri umani, e come tali hanno gli stessi sentimenti di amore, fame, odio,
E quindi hanno deciso di, basati sul principio, di pensare che non esiste un mondo concreto, un mondo terminato, unico, ma che esistono varie possibilità di vivere. E a partire dalla possibilità, pues, unimos varios artistas, celtales, tzotziles, mames, soques, tocolabales, en fin, diversos grupos representados aquí. Y empezamos a construir una idea de la autonomía, pero la autonomía de la persona y de la autonomía de los grupos, que es muy complicado porque cada quien plantea una forma muy diferente, muy distinta de ver el mundo. Quindi hanno deciso di unire vari artisti delle varie etnie, Maya, Zentazzo, Tini, Tocalaval, sotto un'idea di autonomia, autonomia anche della persona ma soprattutto del gruppo. E come potete immaginare è complicato mettere insieme tanti punti di vista diversi. Pues ahorita el reto que tenemos es eso, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr mostrar lo que pensamos, pero a través de la pintura, del grabado? Y es muy difícil para nosotros, pero hay un intento, contribuimos y apoyamos los movimientos sociales y en fin, pues, tenemos varios proyectos. Aquí hay unos videos de lo que nosotros hacemos, de lo que estamos trabajando. Y pues ahorita lo que traemos aquí es una pequeña muestra del trabajo de todos los compañeros. Y esperamos pues que les guste. Hay varias opciones sobre lo que nosotros estamos trabajando. Quindi la sfida è proprio questa, la sfida. Come mostrare quello che pensano attraverso la pittura. Quindi è difficile. E oltre a fare questo appoggiano anche movimenti sociali e hanno anche altri progetti. Quindi questa è una parte della cosa, questa è una piccola mostra che vedete di incisioni del gruppo che si chiama Grafica Maya, Taller Galleria, Taller è officina di galleria, quindi officina artistica Grafica Maya, e spero che vi piaccia. Pues esta es nuestra opción, nuestra contribución al arte, pero tampoco pensamos en el arte como algo comercial. No queremos ver el trabajo artístico como solamente el dinero, sino que el arte también sirva para reflexionar y que pueda ayudar a otros a entender que podemos crear, somos capaces de innovar y pues de mejorar el mundo que tenemos, ¿no? Creo que es lo que también proponen ustedes, ¿no? Nosotros lo hacemos desde el arte, ustedes quizás desde la política, desde lo social, pero al final de cuentas creo que todos vamos por ahí, ¿no? Quindi questa è un'opzione, e loro utilizzano l'arte non a fine commerciale, trasformarlo in soldi, insomma, ma è una maniera per riflettere, creare e migliorare la realtà in cui viviamo, come voi lo state facendo attraverso canali politici e sociali, loro utilizzano l'arte. Il video, per esempio, che stiamo vedendo ahorita è sobre nostra aportazione al movimento in Oaxaca, è sobre problemas che stavano succedendo, entonces nos unimos con una specie di mural. Y todo colectivo, todos. Quindi questo video che state vedendo è un esempio del lavoro collettivo, è un murale di appoggio a quello che sta succedendo a Oaxaca, e la scritta dice: popolo svegliati, despertasi. Igual de manera individual, yo que estoy estudiando ahorita en la universidad, estoy haciendo murales también, igual con esta crítica que de pronto se hace para. Quindi anche lui in maniera anche individuale sta facendo dei murales, come è il caso di questo fatto all'università Lincarci.
lì alla parte nord di San Cristobal. Oligarchia si chiama, quindi contro l'oligarchia nordamericana, statunitense. Igual todo, todos pintan y al final es una idea de todo. L'idea collettiva di tutti che si possa pintare insieme. E a colori, di solito. Adesso sta tornando. Y pues eso es lo que yo creo más, sobre todo la intención del grupo, ¿no? No solo creer que te puedes hacer famoso pintando, sino más bien, aquí no importa quién pinte, aquí lo que importa es qué se dice. Sí. Lo demás, el ser humano al final de cuentas es solo eso. Lo que importa es lo que se está, lo que guarda como esencia y como movimiento. Podríamos desaparecer todos en este momento, pero si hay una propuesta importante, al final de cuentas va a suceder. Quindi non c'è interesse di diventare famosi, che, quindi di sapere chi ha dipinto, perché l'importante è cosa significa, cosa stiamo dipingendo. E quindi anche se noi dovessimo sparire tutti, insomma, l'importante è che se c'è una proposta valida, questa cresce anche senza le persone, senza sapere chi ha fatto quella cosa. E diciamo questo perché lo che stiamo vivendo noi in Chiapas è molto complicato, perché los che hablaban solamente un idioma indígena, ora già hablan más el español. E questo lo che non è perché se quiera hacer, sino porque hay una como un peso, algo que nos obliga, y de pronto nos hacen creer que no necesitamos lo que somos. Entonces se nos inventa otra realidad. Yo voy a la universidad porque, lo que decía Marco, necesito un documento, ¿no? Porque no puedo escribir sobre mi cultura. Resulta que los antropólogos ya tienen un registro y el derecho de hablar de los indígenas, pero los indígenas no pueden hablar de su mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién conoce mejor su casa sino el que vive dentro de ella? Quindi ora la situazione in Chiapas è difficile, soprattutto per chi sapeva solo una lingua maya e sta imponendo di imparare lo spagnolo, anche perché gli fanno credere che la lingua maya non serva e sia molto più importante sapere lo spagnolo. E quindi, oltre a imporgli un'altra lingua, gli fanno credere anche un'altra realtà, quindi stanno cambiando i valori in cui credere. E anche l'esempio che dicevo prima, che il documento che sta facendo l'università per diventare antropologo e poter scrivere la sua storia, quindi ma chi meglio di loro possono parlare di loro? Sì. Però è assurdo, ma la situazione è che i Maya, i migliori libri, i libri fondamentali sui Maya sono scritti da americani, francesi. E bueno, quando io sto ora che mi puse a leggere un poco sull'antropologia e tutto questo, è un poco complicato perché uno se pone a pensar quién tiene derecho a decir cómo piensa o vive el otro. ¿Quién es quién para decir tú eres así, tú eres así? ¿No? ¿Y por qué le niegas el derecho a ser lo que es y a expresarse como él quiere? Sabemos nosotros los movimientos que se están dando en distintos estados de México y nosotros no lo hacemos con las armas. Para nosotros lo más importante es la palabra y la imagen. Si tienes una buena palabra, úsala. Úsala. Pero para que florezca la vida, no para embrutecer más a la gente.
Y si tienes una imagen, muéstrala. Pero no para someter al otro. Porque entonces lo que estés pintando, no sé. Quindi loro stanno riflessionando sul chi ha il diritto di dire fai questo, quello che è giusto e quello che è sbagliato, e poi di imporlo sugli altri. E quindi loro non stanno usando armi, però stanno usando la parola e l'immagine. E quindi attraverso la parola sì, usiamola, ma usiamola per rendere la vita più bella, per migliorarla, farla fiorire, non per renderla più brutta. E la stessa cosa, chi sa fare dipingere, sa fare delle belle immagini, di usarle, mostrarle, farle vedere, ma non per utilizzarle per sfruttare gli altri. El intento que hacemos nosotros es de pintar pensando en el otro. Pensando en el otro. Y entendemos y respetamos todas las ideas que existen y a la gente que escribe y hace muchas cosas. Pero también pedimos ese espacio para poder expresarnos. Aquí nosotros estamos haciendo un ejercicio de incluir tanto a niños como a gente grande, ya de mucha experiencia. Y resulta que lo que hemos descubierto es de que nada se puede decir que ya está terminado. Hoy aquí no hay obras de Picasso, de Dalí, pero hay una historia que contar ahí, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a eso, ¿no? Pensar en qué momento se está dando, cómo se está dando y por qué pintamos así. Hoy ya no pintamos solamente símbolos mayas, porque nuestra realidad ya no es la misma. Vivimos otra época y la queremos ver de frente, ¿no? Y queremos nosotros, desde nuestra visión artística, aportar también algo que ayude a otros mundos, ¿no? Como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Pero si el conocimiento que tenemos nosotros, histórico, no nos sirve para construir una mejor realidad, entonces el conocimiento es una prisión y hay que quemarlo en libros. Porque a veces se cree tanto en una idea que no te permite pensar en otra. Quindi l'idea di dipingere per l'altro, che sia, abbia un'utilità il fatto di andare a dipingere. Quindi come loro rispettano tutti i libri che sono stati scritti, tutte le cose che vengono dette così, loro chiedono di avere anche loro uno spazio per poter dire la loro cosa. E l'interessante è che nell'officina artistica si mischia la presenza sia di bambini che di adulti, perché ognuno ha un'esperienza da dare e può essere utile. E anche perché niente è determinato, niente è finito, cioè, è tutto in movimento, quindi anche se loro qui non c'è nessun Picasso, nessun Dalì, però dietro queste pitture c'è una storia, e che hanno voluto dipingere così, quindi questa storia è questa. E anche se vedete pochissimi simboli maya, è perché adesso loro vivono, cioè, un'altra cultura, quindi sono cambiate le cose, quindi l'influenza è occidentale altissima, quindi ci sono meno simboli maya, però vogliono vivere anche loro, vedere la vita di fronte, da protagonisti, insomma. E quindi è importante che attraverso la visione artistica si possa riuscire a creare e vedere altri mondi. E se la conoscenza storica che abbiamo noi è una prigione, è bene bruciare questi libri. Sarebbe giusto bruciare questi libri. Se la conoscenza che abbiamo ci impedisce di migliorare la nostra realtà, cioè, cambiamo, diamo un'altra possibilità al nostro mondo. Y bueno, yo creo que en general yo creo que es lo que nosotros, sobre lo que estamos trabajando, no es algo concluido, todavía estamos en el proceso. Muchos compañeros ya abandonaron la idea porque dicen lo que yo quiero es vender, lo que yo quiero es crecer. Ahí tiene su forma de pensar. Pero creo que nosotros podemos crecer juntos. Quindi i lavori che vedete qui di grafica è un'iniziativa poco, perché è 3 anni che lo fanno.
quindi è parte di un processo, e all'inizio era un'associazione con presidente, come abbiamo detto. Quindi questo passaggio ha portato anche che altri artisti si abbiano abbandonato, perché dicono no, a me interessa far soldi, diventare famoso, e hanno abbandonato. Se avete domande, qualche dubbio? Ma i murales, fanno i murales e li fanno richiesti dalla comunità o è una cosa che fanno tra le vite? Quando la sentite murales, rimaste spontaneamente o quando paghi proprio? E la comunità da... Spontanea. Inserirsi in quale parte del gruppo. Qui vedete il torchio, che è l'attrezzo usato per fare le incisioni che vedete qui. Quindi viene fatta una lamina, può essere fatta su acciaio, su zinco, loro usano zinco, o legno, o plexiglass, o linoleo. Poi in base al materiale c'è differenza, in certe parti vengono le parti incise, sono quelle bianche, o le parti incise sono quelle colorate. E non sempre viene bene, e molte volte viene diverso, perché anche cambiando la tinta dipende come si è messo il colore o la pressione che si dà. Poi il foglio sono fogli di cotone, alta percentuale di cotone, che vengono bagnati prima in modo che assorbano di più la tinta. E viene fuori a rovescio. Io ho sì. Ma quindi ci sono lavori singoli e lavori con più artisti, e poi, ma i lavori con più artisti, cioè come si fa a organizzarsi in maniera costruttiva? Cioè... Beh, potrei rispondere quasi. Cioè che i lavori a gruppi sono i murali, sì, i lavori questi sono individuali. Chiaro. Però quando vengono fatti queste cose qui è bella la divisione, chi mette gli inchiostri, chi bagna la carta, chi è lì al rullo, quindi c'è una collettività. Perché non c'è cosa disegnare? Esatto. No, lì c'è ognuno, è il suo artista, c'è il nome soprattutto. No, nel senso che lavori collettivi. Ah, lo trovavamo collettivo. Chi decide il possesso? En algunas ocasiones alguien lleva la idea principal y de ahí se complementa. En otras es así desde el momento. A volte c'è un'idea alla base di qualcuno e si realizza. Altre volte troviamoci insieme e vediamo cosa viene fuori. Ma poi il posto lì, che è questa officina artistica, è veramente un bel edificio, perché all'ingresso praticamente è grande come questa stanza qui, e lì c'è il taller galleria, però a fianco lì dove c'è la libreria è come se l'entrata per il garage, e si entra o da qui o da lì, e lì c'è un parco in mezzo, un giardinetto, e di fronte c'è un altro palazzo di tre piani dove sono gli scrittori, quindi c'è la comunicazione tra pittori di qua e scrittori di là col giardino in mezzo. Quindi le sedute sono, se qui è nel garage praticamente, garage per modo di dire, che la macchina non si vede mai, però vengono usati tavoli, si è fatto un fornelletto e viene benissimo come centro d'incontro, quindi arrivano l'inchiostro, cioè da donazioni, da regali, e quando si vende qualcosa una parte va al tagliere e una parte va all'artista, e quando le persone vengono lì a fare delle incisioni, due o tre coppie restano di proprietà del tagliere, e le altre l'artista se le può portare a casa e vendersene contro suo. Poi non c'è una presidenza, cioè quasi fa parte chi ha le chiavi. Chi ha le chiavi, dopo un po' di tempo che è venuto e partecipa attivamente, gli viene dato un mazzo di chiavi. Chi invece viene ogni tanto, chiama. A chi ora posso provare. È tutto in crescita, è tutto collettivo. Vedete, qui è tu, il promotore che sta scopando, non è che c'è una gerarchia, poi i bambini, Cioè, quindi voi invita tutti a venire lì, cioè questo scambio artistico, anche non solo di artisti, ma anche di venire lì a conoscerli. Sono a nord della città di San Cristoforo, proprio nella parte dove c'è il mercato, non quello dell'artigianale, quello della frutta e verdura, e lì.
c'è una piuzza piccolina e c'è questo roba. E vi aspetto una braccia aperta. Io, ecco, io torno sempre perché sono, cioè, incredibile. Bene, io volevo ringraziare. Ringraziare Marco e Maioral, e vabbè, a disposizione della mostra, dateci un'occhiata, comunque sarà qua fino a fine ottobre più o meno. E oggi però avete voluto fare domande, insomma, già domande. E volevo fare due cose sulla libreria. Prima abbiamo parlato del centro sociale, della nuova fase, della situazione che stiamo vivendo. Invece volevo dire due cose sulla libreria. Noi adesso siamo